Poi dopo fatto questo do il segno della croce, faccio il segno della croce, la benedizione. Poi passeranno gli animatori o così, vi daranno un bicchiere, prenderemo un bicchiere così per rinfrescarci e andiamo di nuovo verso l'oratorio. Va bene? Ci vogliono giusto giusto un quarto d'ora. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, noi ti ringraziamo per questi giorni, per questa gioia, per questa felicità, per questi bambini, per questi sorrisi, per tante famiglie che, vedendo i loro figli che gioiscono, gioiscono anche loro, per tante persone che danno una mano, per tutte le persone che amano, ognuno a suo modo, per i ragazzi, in particolar modo, i giovanissimi, i giovani, che danno una mano, per chi cucina, per le famiglie, per tutti. Perché? Perché bambini, c'era una piccola storia, proprio 30 secondi proprio, c'era un saggio, un vecchio saggio, ebbene lui andò in un paese che si trovava arriva al mare, a un certo punto che cosa succede? Lui si porta una pentola grandissima, grandissima, solo con l'acqua dentro, e si mette lì. E allora la gente del paese, che era un po' incuriosita, però era anche un po' così, aveva paura di confrontarsi con l'altro, di stare con l'altro, vedeva questo vecchio sulla spiaggia col fuoco e girava, girava, girava. A un certo punto, vedete la curiosità, tutti quanti si avvicinano, e mentre si avvicinano il vecchio mette il dito e fa così. Posso? Sì, se lei può aggiungere delle patate e fare quell'altra e ancora di. Ma io ho anche delle carote. E gira ancora. Assaggio. Buona, però viene un'altra famiglia e dice guarda io ho della pasta. I tubette, li posso buttare dentro? Eh sì, e gira, e gira. Comunque, poi a un certo punto che succede? Tutti quanti vedono che il loro. Poco che hanno dato, bene, ha dato, quello è buono, ancora più buono, sempre più buono, però mancava il sale, a un certo punto anche la natura viene in aiuto, mentre sta così un'onda, che cosa fa? La schiuma delle onde entra nella pentola e che è sale e a un certo punto gira. Ave Maria. Ave Maria. Maria. Ave Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Adesso prima di continuare, perché è una cosa bella, voi siete l'inizio, il germoglio della vita, qui non c'è la fine, ma c'è la pienezza della vita. Sulla finestrina, forse non vi sente, ma se urlate vi sente. Sulla finestrina c'è una nonnina che ha anni per Serena! Alzate le mani, se non vedete, così, alzate! 102 anni ragazzi, 102! E la Madonna la quale ci porterà a Gesù, perché noi ci consacriamo a Gesù attraverso le mani della Madonna, consapevole della mia vocazione cristiana. Io rinnovo oggi nelle tue mani gli impegni del mio battesimo, rinuncio a Satana, a tutte le sue seduzioni e a tutte le sue opere e mi consacro a Gesù Cristo, portando con lui la mia croce nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre.
alla presenza della Chiesa, io ti riconosco come mia madre e regina. A te offro e consacro la mia persona, la mia vita, la mia famiglia e tutte le mie buone opere, il mio paese e tutte le mie buone opere passate. Disponi di me e di quanto mi appartiene per la maggior gloria di Dio nel tempo e nell'eternità. Amen. Adesso facciamo un canto, la benedizione, e poi si passerà dando un bicchiere di tè fresco a tutti. Thank you.